Allora, ci troviamo all'interno di questo monumento molto antico, come dicevo, che risale sicuramente almeno al X secolo. Non sappiamo molto, ovviamente, non c'è molta documentazione, anzi, non c'è documentazione sulla sua fondazione, eccetera, però sappiamo con certezza che nel 965, quindi prima dell'anno 1000, esisteva già. È citata in un documento notarile in cui si parla di una compravendita a Volpedo, eccetera, e quindi sappiamo dell'esistenza di questo monumento già nel 965. Al XV secolo, metà del XV, inizio del XVI secolo, risalgono anche le pitture che ci sono all'interno e di cui adesso parleremo. Alcune sono probabilmente dell'inizio del 400, dell'inizio del XV secolo, come ad esempio quei due santi Cosme e Damiano che vedete nel primo pilastro. Ad esempio, vediamo questo. 1462, il giorno 3 di giugno. Cioè proprio vedete il giorno esatto di costruzione, di realizzazione, Guglielmo di Montefalcone fece fare queste figure, che sono di nuovo i Santi Cosme e Damiano, come abbiamo visto nella prima colonna, e anche il San Sebastiano che vedete a lato. Questi affreschi della Pieve, non tutti, ma quelli riconoscibili e riconducibili alla stessa mano, sono adesso attribuiti al maestro Antonio della Pieve di Volpedo. È diventato un po' il suo nome, la sua cifra, no? Fermarmi un attimo qui per riprendere il discorso che abbiamo impostato all'interno della Pieve, per appunto riprendere il discorso del fatto di come la Pieve fosse una chiesa campestre, una chiesetta campestre fuori dalle mura. Vedete, quelli in fondo a questa apertura sono i bastioni di quelle che appunto erano le mura che circondavano il piccolo borgo fortificato. Quel palazzo che vedete laggiù, all'orizzonte, diciamo, sopra i bastioni, è un palazzo che si trova nel luogo in cui fino alla metà dell'Ottocento, fino al 1850 circa, c'era il castello. Le mura e il borgo in generale nel 1513 vengono distrutte, il paese viene messo a ferro e fuoco, insomma ci sono varie vicende, per cui il paese rimane per alcuni decenni terra bruciata. Quindi nel 1891-92 Pellizza, che è appena tornato a vivere qui dopo gli anni di studio passati lontano, a Milano, a Roma, a Firenze, a Bergamo, eccetera, è tornato a vivere a Volpedo, sta costruendo il suo studio e incomincia a pensare a questo soggetto, lavoratori che avanzano, insomma, con un certo spirito, una certa idea. Ma cosa fa come prima cosa? Dipinge la scena vuota, senza i personaggi. Quando lui realizza quella scena, ha già idea di collocarci all'interno dei personaggi. Però prima cosa la scena e poi i personaggi. Allora, l'opera, come dicevo, è basata sul contrasto tra luce, tenebre, ombra. Perché c'è innanzitutto la scena di un morente, lo vedete, insomma, è un lavoratore, qui sono, è il suo bagaglio. Pellizza immagina, anche qui non una scena, un fatto di cronaca, ma un fatto assolutamente realistico, no? Immagina che sia un lavoratore stagionale, di passaggio, sta tornando a casa dopo essere stato lontano per lavorare, è stato male, lo hanno soccorso, ma anche questo è molto realistico. Quando si ospitava una persona, quando gli si dava ricovero, dove lo si ospitava? Non c'erano certo nelle case povere le camere degli ospiti, sul fienile. Era normale, no, ospitare le persone così, i girovaghi, i vagabondi, chi aveva bisogno, venivano ospitati in questo modo. Allora, vedete, siamo in quello che è il nostro vero e proprio museo. Quindi un luogo di esposizione di opere, di dipinti, di disegni, di strumenti di lavoro, di libri, la biblioteca del pittore. Ma ciò che lo rende veramente particolare, se vogliamo unico, è il fatto che è un museo, ma nello stesso tempo è anche l'atelier di un pittore dell'Ottocento perfettamente conservato, proprio con le caratteristiche
che il pittore aveva scelto per questo luogo di studio, di lavoro, di meditazione, di accoglienza di ospiti. Tengo per mano celeste, mio figlio.